sapete che noi abbiamo il nostro fiore all'occhiello, che è la Caritas, grazie alle signore che si spendono quotidianamente per preparare un pasto caldo. Sono qui al primo palco, li premiamo sempre. Questa volta, chiedo il permesso, faccio ad altri un po'. E allora quest'anno cerchiamo di dare una targa di ringraziamento a coloro che sono i principali benefattori della nostra Caritas. Primo benefattore, il comune, che ogni anno ci stanzia una somma, sia per noi, sia per la Caritas del Rosario. E allora, riconoscimento al comune di Cittanova per il fattivo contributo offerto alle attività svolte dalla Caritas parrocchiale. Cittanova, 30 settembre 2017. Il parroco Don Giuseppe Borelli. Quindi fatevi il conto. Riconoscimento all'azienda Stocco e Stocco di Francesco D'Agostino per il fattivo contributo offerto alle attività svolte dalla Caritas parrocchiale. Il parroco Don Giuseppe Borelli. Sì, un attimo.
buonasera a tutti. Ora è il momento del... Intanto volevo fare gli auguri a tutti i Girolamo Cittanovesi, che sono parecchi, quindi buon onomastico a tutti. Poi un grazie per l'attestato di benemerenza dato al Comune di Cittanova, per quanto si fa, che è sempre poco, Enrico, per il lavoro della Caritas, e io questa attestazione che l'arciprete ha voluto fare al Comune, la parrocchia, al Comune di Cittanova, vorrei farla estendere a tutti i dipendenti, i collaboratori, i dirigenti del Comune che continuamente lavorano perché questo servizio possa essere garantito. Il merito è loro è l'abnegazione e la sensibilità nel portare avanti determinate situazioni. Sul premio San Girolamo, permettetemi intanto di dimostrarlo, perché è una bellissima scultura. Noi da qualche anno abbiamo deciso insieme alla parrocchia, alla società artistica operaria, di far sì che questo premio abbia una sua caratterizzazione, cioè quella di essere curato da un artista locale. E quest'anno questo basso rilievo che viene fatto da un artista cittanovese, che vorrei ringraziare, Giuseppe Guerrisi, rappresenta... qualcosa di bello e meraviglioso, proprio raffigurando la figura di San Girolamo. E insieme sempre alla chiesa, alla parrocchia, alla società operaria, abbiamo scelto di donare quest'anno questo premio ancora una volta, come abbiamo fatto negli anni precedenti, in modo univoco, cioè soltanto ad indirizzarlo soltanto ad una persona, in questo caso ad un'associazione. La scelta è stata da parte di tutte e tre dell'associazione, quindi dal mondo dell'associazionismo, che è rappresentato dalla più antica associazione cittanovese, la società operaria, dalla chiesa e dall'amministrazione del Comune di Cittanova, ad un'associazione per il ruolo che ha svolto nell'ambito non solo della comunità cittanovese, ma nell'ambito di quello che è un valore a livello regionale e anche nazionale. Quest'anno il premio verrà assegnato all'associazione Piana Libera, che l'associazione... Invito la presidentessa, la signora Silvia Ventra, un'associazione che rappresenta le vittime innocenti di mafia. Cittanova ha pagato un tributo non indifferente in questo caso. Sono moltissime le vittime, come molte sono le vittime calabresi, e avendo visto il ruolo, la funzione che ha esercitato questa associazione, avendo visto nella manifestazione di Locri e l'importanza che ha esercitato in tutta la Regione Calabria, l'insieme della parrocchia, Comune, Cittanova e della società operaria, hanno deciso di conferire questo premio San Girolamo all'associazione Piana Libera. Permettetemi però di ringraziare, perché questo è un momento un po' particolare, anche e soprattutto il presidente della società operaria, che io vorrei qui, l'avvocato Ernesto Scionti, anche l'arciprete, perché è insieme che abbiamo scelto di conferire questo premio. E di ringraziare ulteriormente l'arciprete per gli stimoli che vengono, anche i suggerimenti e le critiche in un momento particolare. E io lo voglio dire perché è importante, perché il momento è delicato. Quanto è stato detto all'inizio della sua omelia, mi creda, a volte chi sta occupando ruoli delicati, come
sono gli amministratori, le forze dell'ordine, si stanno impegnando seriamente come non mai rispetto a una questione così delicata, altrimenti non era da 40 anni che questa questione esisteva e che finora si è agito molto sui sintomi e poco sulla malattia. Noi stiamo cercando di agire sulla malattia, lo si fa in silenzio, lo si fa nel modo più corretto possibile perché bisogna trovare il risultato. Fatto che non si dicano determinate cose perché i ruoli e le funzioni ci obbligano in questo momento a mantenere le riservatezze dovute e gli atti da fare in un determinato modo. E questo rientra in un percorso complessivo nei ruoli, nelle funzioni di una comunità, quello della Chiesa, quello dell'associazionismo, quello di chi ha il compito di governare. Ecco perché proprio in questo momento questa scelta. È una scelta che ha un valore culturale, perché noi sulla cultura abbiamo investito, forse ne arriva qualche informazione sbagliata, perché mi permetta, il cinema è stato chiuso solo luglio e agosto, e purtroppo perché dentro non si possono fare le attività che mancano, manca l'aria condizionata, e ci sono state oltre 20.000 accessi a Città Nuova, quindi c'è qualche informazione sbagliata. Non è stato riaperto a settembre semplicemente per il fatto che il bando non si è completato, quindi ora è finita la gara e sarà riaperto. Ma le notizie devono essere veicolate in maniera giusta e corretta, altrimenti si rischia di dare un'immagine diversa a questo comune, quale quella che non è, e della comunità di Città Nuova, che investe in cultura, investe nell'attività educativa della cultura e della scuola. Ecco perché la funzione di questo premio, ecco perché il premio a piana libera, ecco perché c'è stata sinergia con la Chiesa, con l'associazione nel fare questa scelta. E quindi io vi ringrazio e cedo, perché è giusto che sia così, anche la parola al parroco e al presidente dell'associazione. Io volevo solo porgere due parole di saluto all'associazione. Per il mio tramite, la società artistica operaria, tradizionalmente legata al valore del lavoro e alla negazione di tutto ciò che è espressione di violenza, nel rendere la propria testimonianza in persona di tutti gli associati, chi nel capo, dinanzi alle vittime che oggi assieme e li ricordiamo, e dinanzi a tutti i martiri, a chi perisce in ogni calamità o è costretto a soccombere dinanzi alle trame, alle imposizioni e alla prepotenza altrui o all'inganno, spesso nell'adempimento del proprio dovere, specie se innocente, non colpevole, privo di una determinata colpa o se non ha commesso alcun male, o che non ha esperienza del male e quindi privo di malizia e offensivo. Compensiamo ai poveri di spirito. Esprime vicinanza a tutti i familiari oppressi, del tutto nel senso dell'angoscia e perciò soffocati, tormentati e talvolta schiacciati dalle rispettive vicende, manifestando in questa solenne occasione la solidarietà sociale delle persone semplici, che nella propria esistenza hanno conosciuto soltanto lavoro e fatica, spesso inappagata e sopportata con dignità per un ampio arco o per tutto l'arco della propria vita, trasformando il sacrificio in una risorsa per la famiglia. Offrendo questo esempio di incoraggiamento a sollevarsi dalla sofferenza fisica e morale, da questo luogo sacro e di vocazione alla santità, come amore verso il prossimo, come risposta etica del proprio animo, ma anche civile e morale, alle aberrazioni che genera lo schema mentale dell'uomo, per abitudine portato inconsapevolmente a ferire o ad uccidere anche per mezzo dell'uso improprio della parola. Grazie.
mangiare dei vigili urbani. Sì, sì, sì.